Carmine Cassese, allenatore della Sant'Arcisio, dunque un derby che ha rispettato il pronostico? Sì, quello che era il pronostico della vigilia, ma l'andamento della partita non è quello che ha fatto vedere il campo, il risultato della partita, scusa, non è quello che ha fatto vedere il campo. La Vulture non ha rubato nulla, assolutamente, però come occasione da gol, come volume di gioco, come volume di occasioni create abbiamo fatto meglio noi. Senza nulla togliere, che la Vulture ha vinto senza rubare nulla, ma il pareggio credo era il risultato più giusto per quantità di gioco, ripeto, e occasioni che purtroppo, come spesso ci accade, sbagliamo noi anche da un metro dalla porta. Se non fai gol non vinci. Non è stata una grande partita dal punto di vista della qualità e dello spettacolo? I derby sono così. Altre motivazioni stanno pure nel fatto che si affrontavano l'ultima in classifica e una squadra che in lotta per i play-out, non credo che si poteva pretendere chissà che, anche se io onestamente ho visto due squadre che hanno dato tutto e hanno cercato di superarsi, tranne quella piccola zuffa verso la fine della partita. Veramente è stato un derby correttissimo, non c'è stato niente. La partita che doveva essere stata, complimenti alla Vulture e speriamo veramente che si salva a questo punto. Noi continueremo il campionato nostro come lo stiamo onorando, nonostante l'ultima posizione non stiamo mollando niente. Anche oggi credo che in campo c'è una squadra motivata, che ha lottato, che ha corso, che ha fatto la partita dopo l'1-0. Non dimentichiamoci sempre che noi giochiamo con gli stessi ragazzi che un anno e mezzo fa erano in prima categoria. Siamo tutti di Rio Nero, secondo me c'è solo da fare i complimenti a questi ragazzi, poi per il resto... Siamo d'accordo su questo, cosa direi ai tuoi ragazzi negli spogliatoi? Beh, quello che dico ai ragazzi negli spogliatoi lo tengo per me. Sicuramente non potrò dire niente di male, questo è sicuro. La cosa che purtroppo evidenzia questa partita, come un po' tutte le altre, che noi al primo errore ci castigano, gli avversari sotto porta invece, quando arriviamo anche veramente a un metro dalla porta, non siamo cinici, non siamo cattivi a chiudere, a mettere sta palla in porta, e purtroppo ne paghiamo le conseguenze. Però oggi veramente non posso dirgli niente, l'unica cosa che l'inesperienza fa tanto. Speriamo che questo campionato per questi ragazzi sia importante per il futuro. Io volevo lasciare questa squadra con una vittoria storica, adesso ci concentreremo e daremo tutto per fare questo miracolo, che sarebbe arrivare ai play-out, altrimenti nessuno ci dirà niente. Colgo l'occasione di questa intervista per ringraziare la signora Gellini, il presidente Taputo, per questi 6 anni fantastici. Siccome non penso che avrò altri modi, lo faccio in questa occasione. Sono stati 6 anni veramente bellissimi. Il nostro rapporto tecnico si interrompe alla fine di questa stagione, non si interromperanno i rapporti che sono nati in questi 6 anni sicuramente. Ho voglia di provare altre situazioni, ho voglia di fare calcio, di poter giocare anch'io con qualche giocatore che mi dia quello che manca a questa squadra, e vorrei nel futuro avere quello che i miei ragazzi hanno, la passione, la voglia, l'attaccamento che questi ragazzi hanno sempre avuto. Però vorrei provare a nuove situazioni, a vedere se sono in grado di fare un allenatore anche in altre situazioni. La famiglia FST è qualcosa di diverso da tutte le realtà calcistiche dell'eccellenza, di promozione, e diciamo, ci sono determinate cose che non si possono cambiare. Facciamo tantissimo col poco materiale che abbiamo, e io in questi 6 anni ho dato tutto. Lascio un gruppo fantastico, lascio una società che veramente mi ha dato tanto. Sono emozionato perché sto dicendo una cosa che non lo sa, diciamo, ancora ufficialmente nessuno. È un'anteprima questa. È qualcosa che si sapeva, però non era mai stato detto.
veramente ringrazio tutti. E non possiamo svelare qualcosa su questo futuro? No, assolutamente no, anche perché dobbiamo cercare di fare questo miracolo. Io anzi ne approfitto di continuare a venire a vedere se questa squadra lotterà o no. Io darò queste ultime partite il massimo, come è sempre stato, cercherò di farlo questo miracolo, anche perché sarebbe veramente qualcosa di incredibile, ma non va a toccare assolutamente quello che faremo da qua fino alla fine del campionato, questo che ho detto. Cercavo un modo di poter ringraziare, di poter dire a questa gente che mi ha veramente fatto crescere a livello tecnico, a livello umano. Questo era solo questo motivo qua. Il grazie è veramente infinito, e per me la signora Gerlini, il presidente D'Aputo e tutte le altre anime della FST rimarranno per sempre dentro di me, ed è qualcosa che non riesco a spiegare. I ragazzi sono stati dei figli per me, saranno sempre dei figli, prima di giocatori sono stati dei figli, perché ho i ragazzi di 15 anni, 16 anni che stanno giocando con me quest'anno, che li conosco da quando avevano 8-9 anni. Più di questo non riesco a dire. Ultime due domande: una permanenza compromessa o c'è ancora qualche percentuale di salvezza? Vedendo il calendario, ovviamente. Il Pignolo è a 3 punti, ci sta lo scontro diretto, ce la giocheremo fino alla fine. È normale che sarà difficilissimo, però con la voglia di oggi, con l'atteggiamento che abbiamo messo oggi, credo che ci possiamo giocare tutte le partite. È normale che dobbiamo mettere questa benedetta palla in porta, perché sennò le partite non le vinciamo. Da ex bianconero, quanta Vulture ti rimane nel cuore e nella mente? È un'altra pagina importante per me. La Vulture, diciamo, per me è stata sempre croce e delizia, ed è qualcosa che spero ne potremmo parlare in futuro. Quello che ti posso dire, la Vulture per me, prima di essere una squadra, è stata la mia palestra di vita. Io sono entrato nella Vulture da quando avevo 8-9 anni, ho fatto tutte le trafile del settore giovanile, poi ho avuto la fortuna di arrivare in prima squadra. È qualcosa pure di diverso, è così emozionante per me che non ne vorrei nemmeno parlare. È normale che sarebbe un piacere, ma le condizioni, diciamo, giuste, perché io ho visto la Vulture al massimo, sono stato nella Vulture quando veramente era al massimo, e i motivi che la Vulture era arrivata dove era arrivata erano proprio perché c'era tutto a posto. Spero che la Vulture torni ad essere quella di sempre, quella di essere una squadra apprezzata in Basilicata, fuori. Eravamo arrivati a livelli che conosciuti in tutto il sud, diciamo. Speriamo di arrivare a quel punto. Questo è l'augurio che posso fare. Io, per me sarebbe un onore, sarebbe bellissimo allenare la Vulture, ma proprio perché sono di Rio Nero ci dovranno essere le condizioni giuste, se un domani si potrà avverare questo. Ma non voglio parlare di questo perché non voglio mancare di rispetto al mister Alberti, che sta facendo, penso, un ottimo lavoro, e credo che in questo momento la Vulture sia sua ed è giusto che se la goda e faccia il meglio per questa squadra. Maria Gellini, presidente onorario della Fortitudo Sant'Alcisio, un derby bruttino, un fascino forse meno bello del previsto di questi 90 minuti? Ma io non sono convinta che sia stata una brutta partita, è stata una bella partita, purtroppo abbiamo perso, però i ragazzi hanno dato quello che potevano dare. Non ci dimentichiamo che i nostri ragazzi giocano solo per amore del calcio, hanno subito 2 gol su 2 infortuni, sono stati sfortunati nei tiri a rete sbagliando, quel quid in più che ci manca, però noi non ci accontentiamo di quello che facciamo e dei miglioramenti quotidiani che ci sono. Qualche rimprovero particolare alla squadra? E qualcuno un poco meno, non è entrato con la concentrazione sufficiente pure per segnare. Cos'altro non è piaciuto dei 90 minuti di oggi? Si potevano risparmiare qualche bagarella che è successa a fine partita, diciamo così. Ci sta sempre un poco di animosità che non,
non si addice, diciamo così, al nostro spirito in particolare. Ce la farà la Sant'Alcisio a onorare questa permanenza? Il campionato è ancora, diciamo così, è breve adesso, sono poche le partite e speriamo di raccogliere punti sul Pignole, speriamo che scenda il Pignole e non noi. Le principali difficoltà che avete incontrato in questa stagione? Le principali difficoltà, le squadre, diciamo così, l'inesperienza per noi è stata quella di incontrare squadre tutte attrezzate, dalla prima giornata il Picerno, attrezzatissimo, tant'è che comunque ancora lotta, ed è stato tutto un campionato, diciamo così, che ci ha spezzato le gambe. Qualche partita bella l'abbiamo fatta, però diciamo così, non è un campionato alla nostra portata, perché tutte le squadre sono molto più attrezzate. Molti sportivi si chiedono: è necessario a Rionero tenere due squadre in eccellenza mediocri o non sufficienti del tutto? Meglio averne una e buona? Il guaio di Rionero è che è la mentalità che non c'è, cioè la mentalità vincente. Questo, non ci dobbiamo dimenticare che questo è calcio dilettantistico, non è calcio professionistico. Noi ci vantiamo di questa cosa, che siamo da soli in tutta la Basilicata a fare solo calcio, giocano i ragazzi solo per amore del calcio, e noi dirigenti facciamo una fatica enorme, e l'orgoglio doveva essere quello che dava la cosa in più per farli giocare meglio, contenti di fare un campionato, il maggiore campionato lucano. Purtroppo noi abbiamo fatto questa scelta perché il campionato di eccellenza ci costava meno del campionato di promozione, però forse alla nostra portata è più il campionato di promozione, ma costa molto di più perché la quota di iscrizione è uguale, ma le trasferte ne sono tante di più. Rionero che tenga due squadre, io penso che sia la pluralità, è un fatto sempre positivo, non è un fatto negativo, però bisogna comunque, considerata la crisi che c'è, che i soldi non ce ne sono, è un peccato sperperare i soldi, perché i ragazzi devono divertirsi, noi che dobbiamo pagare, non sono giocatori professionisti. Nel complimentarci per la vostra politica di gestione, una domanda difficile: a prescindere da come andrà questa stagione, qual è il futuro della Sant'Alcisio? E fino a che i ragazzi ci sono, noi faremo gli sforzi per farli giocare, a qualunque sarà, se rimaniamo in eccellenza, altrimenti scendiamo in promozione, anche se è molto più faticosa la promozione. Tra i vari calciatori in panchina per la Vulture, una vecchia gloria, Dante Tirico. Come mai a quest'età in panchina a dare manforte alla formazione bianconera? Dobbiamo dare sostegno a questa squadra, poi per l'età è un caso, è la natura. Come hai visto i 90 minuti? Non è stata una partita entusiasmante, diciamo la verità. Partita bruttina, però l'importante era vincere e questo era il risultato che noi speravamo. Anche se effettivamente non è stata una delle migliori partite. Altri tre punti importanti per cercare di allontanare lo spettro dei play-out. Molto importante, anche se ho saputo che Vitalba ha vinto all'ultimo minuto, però noi dobbiamo guardare al nostro campionato e vincere il più possibile. Un momento abbastanza positivo, la squadra in ripresa, frutto anche del lavoro di Alberti, che sta cercando di dare i frutti positivi a questa rosa. Una parola complimenti al mister, perché sta veramente rivoluzionando la squadra e dal punto di vista mentale e atletico, per cui gran merito va a lui. Per fortuna c'è sempre il sostegno del pubblico a dare una mano alla squadra anche nei momenti di difficoltà. Il pubblico è sempre importante, è sempre stato vicino e penso che questi risultati rafforzano il rapporto con la Vulture. Lorenzo Zoff, giornalista appassionato di calcio, presente a questo derby, quello di ritorno. All'andata finì 3-1 sempre per i bianconeri, quindi 6 punti su 6 per la formazione, la prima squadra di Rionero. Sì, ma soprattutto quello di oggi è stato un derby così povero di gioco, ecco. A un certo punto mi sono annoiato,
È chiaro che la Vultur, avendo in campo giocatori di provata esperienza come quell'albanese Carmine, ecco, ha fatto la differenza. Una partita non bellissima, diciamo la verità. Sì, troppo agonismo, troppo individualismo, ecco, mi sembrava una sfida a tu per tu, ecco. I giocatori è come se volessero, ecco, sfidarsi in un incontro di pugilato, ecco, far vedere chi era il più forte, forse, non lo so, il calcio non è questo, ecco, quello che ho vissuto io, ecco, come giocatore era un altro calcio, ecco, mi sembra, no, giocatori, ecco, un po' viziati. Comunque devo precisare questo, ecco, sottolineare questo, che la Fortitudo Sant'Arcisio si è difesa bene, però con i soli Cammaruta e quel Pipelino là, Pietro Pinto, veramente a sette polmoni, correva sempre, ecco, non è bastata, ecco, la bravura di questi due giocatori a fermare questa Vultur. Dispiace per la posizione di classifica della Sant'Arcisio, la Vultur doveva vincere ed è riuscita ad acquisire altri tre punti importanti. E meno male, dai, la Vultur lo sappiamo tutti, è una gloriosa società, una... la più antica, ecco, della Basilicata, ecco, non merita questa classifica. Mi auguro che prima o poi escano dei dirigenti, cioè non può un'amministrazione comunale gestire una squadra. Secondo me è un caso, è l'unico caso in Italia, un caso atipico. Dai, no. Bisogna, ecco, far capire alla città di Rio Nero che una squadra deve essere guidata come in tutte le altre città da una dirigenza o da una dirigenza. Questione ipotesi di fusione, tu da che parte stai? Fusione? Arrivassero queste fusioni, oramai lo fanno a livello governativo, a livello politico, ecco, i comuni non possono più andare avanti da solo, bisogna consorziarsi e questo è il momento, ecco, di fare un unico sodalizio sportivo. Io devo dar merito al presidente Carriero dell'ex Atella Montitio, lui voleva creare questo e si mettevano a ridere. È ora di finirla. Rio Nero contro Melfi, Venosa contro Lavello, Ginestra contro Ripacani. Ma vogliamo crescere, siamo nel 2014, superare questi pregiudizi. Mi auguro che attraverso questo mio sfogo, ecco, qualcuno prenda seriamente queste mie considerazioni, che ritengo siano valide.